Bentrovati all'edizione della notte del TG6. In apertura ci occupiamo dell'acqua contaminata del Gran Sasso, vicenda sulla quale interviene anche l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo con una richiesta di accesso agli atti per approfondire il funzionamento del sistema idrico. Per il presidente Marcozzi ci sono evidenti criticità nei pressi del traforo e dei laboratori. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Per il caso acqua del Gran Sasso, anche l'Ordine degli Ingegneri di Teramo vuole dire la sua, anzi vorrà dire la sua, dopo aver esaminato le informazioni ambientali che documentano le azioni messe in campo per la riduzione delle criticità dell'intero sistema idrico teramano. E per questo il presidente Alfonso Marcozzi ha già fatto richiesta per un accesso agli atti al gestore Ruzzoreti, all'ASL di Teramo, all'ARTA regionale e alla Regione Abruzzo. In attesa di risposte, Marcozzi però rimprovera gli enti competenti di non aver mai effettuato nel corso di questi ultimi anni un'adeguata analisi del rischio. Sì, perché secondo lui questo sistema è vulnerabile. Il sistema è vulnerabile, è un sistema a rischio, c'è stata un'azione antropica dell'uomo per lo sviluppo, in ogni caso, e quindi va gestita in maniera attenta. Quello che chiediamo con l'accesso agli atti è affinché vengano resi pubblici quei documenti tecnici che descrivono in maniera esauriente e precisa come funziona il sistema Gran Sasso, cioè per dire come sto prelevando le acque, dove vengono convogliate le acque, che tipo di tubo è stato utilizzato, che tipo di materiale è stato utilizzato, perché questo ci consente poi, consente a loro, e veniamo al secondo punto della richiesta degli atti, che ci sia un programma di rischio, che non è un rischio statico, ma è un rischio di natura dinamica, perché ci sono azioni in evoluzione, in corso all'interno di questo sistema, ci sia un'analisi del rischio fatta in maniera seria, oltretutto reso obbligatorio dall'Istituto Superiore della Sanità, che nello specifico richiede documenti di questo tipo, perché poi deve, da questo deve discendere l'azione da mettere in campo, che si modificano di volta in volta in funzione del tipo di rischio in quel momento si sta manifestando sul sistema, quelle azioni di controllo, perché si mette il sistema in un rischio accettabile. Il Ruzzo e l'ASL sostengono però che i controlli sono severissimi. Allora, non partiamo dai piedi, dobbiamo ripartire dalla testa. I controlli sono funzionali a quando io conosco il sistema, a che tipo di analisi il rischio è messo in campo e poi faccio i dovuti controlli. Intanto si moltiplicano le testimonianze di esperti sulla bontà dell'acqua del Gran Sasso distribuita dalla Ruzzoreti, che avvertono i consumatori. È meglio bere acqua corrente che quella in bottiglia. Con il caldo soprattutto, la plastica riscaldandosi potrebbe essere davvero dannosa. Ed ora la politica. Iniziamo dalla Regione Abruzzo. La Giunta regionale, su proposta del Presidente Luciano D'Alfonso, ha conferito le funzioni di Direttore Generale Vicario al Direttore Pro Tempore del Dipartimento della Presidenza dei Rapporti con l'Europa, Vincenzo Rivera. Una nomina che si è resa necessaria in ragione delle intervenute dimissioni da Direttore Generale di Cristina Gerardis, che a breve assumerà l'incarico di Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro per le Politiche Agricole. E adesso andiamo all'Aquila, dove è caldo il clima in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno. Nicola Trifoggi ha presentato le liste che lo sosterranno nella sua corsa al municipio. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Progetto Trifoggi e Città Territorio L'Aquila sono le liste che appoggeranno alle prossime amministrative l'Aquila Polis, la coalizione civica con Trifoggi sindaco. Cambiare perché no è lo slogan scelto, liste composte da professionisti, da giovani, da esponenti della società civile. È uno sguardo completo sulla città, a testimonianza del fatto che questa squadra crede nel mio progetto e anche coloro che sono privi di lavoro credono che con le proposte che abbiamo fatto e continueremo a fare potranno finalmente trovare quel posto di lavoro che sognano da troppo tempo. Candidati vecchi e nuovi, insomma, tra cui molte donne che hanno voglia di partecipare ad un progetto politico ben definito e vicino alla gente. I giovani di oggi purtroppo sono sfiduciati nei confronti della politica e questa cosa per me non è assolutamente possibile, e quindi dopo un'attenta riflessione ho deciso appunto di metterci la faccia e di scendere in campo. Dal canto mio credo che sia necessaria assolutamente una regolamentazione precisa e dettagliata sui ruoli dei CTP, altrimenti rischiano di essere delle buone realtà territoriali sicuramente di riferimento, ma mancano poi di quel collegamento essenziale con l'amministrazione.
per esempio potrebbe avere un ruolo molto più importante ed incisivo in campo sanitario, visto che il sindaco di una città è il primo rappresentante nel mondo sanitario, sta all'interno della rappresentanza dei sindaci del comprensorio per quanto riguarda l'organizzazione degli ospedali e ancora di più l'organizzazione del territorio. Un nostro territorio messo a disposizione di qualcosa che concretamente dà assistenza e lavoro, penso che sia già un passaggio di per sé rivoluzionario. Perché penso che la comunità rumena, perché io vengo dalla Romania, sono ormai tantissimi anni che sto all'Aquila e penso che la comunità rumena sia ben integrata all'Aquila. Ma perché all'Aquila sembra che si può lottare solo contro i Foggi? E io sto con lui perché mi ha dimostrato la sua magnanimità accogliendomi nelle liste. Sono candidato insieme ad Alina, ho fatto questa coppia stupenda. Proseguiamo con le elezioni amministrative aquilane. Il deputato di Forza Italia Renato Brunetta è arrivato all'Aquila per sostenere la candidatura di Pierluigi Biondi a sindaco del capoluogo di regione. Brunetta ha anche colto l'occasione per attaccare il Partito Democratico, in particolare l'ex sindaco, il sindaco uscente Massimo Cialente e la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. Vediamo insieme il servizio. Un'operazione verità per dimostrare quanto ha fatto all'Aquila il governo Berlusconi e quanto non ha fatto invece ha fatto male il governo Renzi Gentiloni. Parte così l'onorevole Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in città a sostegno della candidatura di Pierluigi Biondi a sindaco dell'Aquila alle imminenti amministrative di giugno. Il paragone tra l'Aquila e Amatrice, ha detto Brunetta, è sotto gli occhi di tutti. Cialente e Pezzopane li definisce i peggiori amministratori che l'Aquila abbia mai avuto. Operazione verità. Perché operazione verità? Perché l'Aquila è il simbolo di questo. Allora abbiamo fatto cose straordinarie e il sindaco di allora, il presidente della provincia di allora, Cialente e Pezzopane, hanno usato contro di noi le buone cose che abbiamo fatto. Ecco, lei ha parlato dei peggiori amministratori. Assolutamente, lo ridico e lo ribadisco. I peggiori amministratori che questo territorio abbia mai espresso, Cialente e Pezzopane. E quelli del tanto peggio, tanto meglio. Quelli che hanno fatto politica sulla pelle degli aquilani e degli abruzzesi. Brunetta, assieme a Pierluigi Biondi, ha anche spiegato i dettagli dell'emendamento che sarà presentato e che velocizzerà la ricostruzione pubblica di scuole e università. Ma sostanzialmente, semplificando, dà una sferzata alla ricostruzione delle scuole paralizzata da 8 anni. Abbiamo chiesto una deroga al codice unico degli appalti, quello approvato nel 2016, che consente di ricorrere all'appalto integrato e di fare gare con 5 operatori. Questo consente di velocizzare le procedure e di evitare soprattutto i ricorsi, che sono il vero guaio delle gare pubbliche. Si tratta di una procedura che non toglie nulla alla legalità degli atti perché è stata già validata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Lasciamo l'Aquila e ci spostiamo a Chieti. Novità per gli utenti che potranno disporre a breve di un nuovo punto della ASL per le analisi e i prelievi. Le novità sono state illustrate questa mattina in conferenza stampa dal capogruppo del Partito Democratico in Comune a Chieti, Luigi Febo. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Dal 12 giugno il centro prelievi si sposta completamente, da via Colle dell'Are si trasferisce a Chieti Alta ed è una risposta importante, importante per gli utenti perché non avranno più il disagio di quei locali così angusti che ci sono in Colle dell'Are, non avranno il grande problema che hanno oggi del parcheggio e quindi di raggiungere quel servizio, e per Chieti Alta un grandissimo beneficio perché ci sarà sulla parte alta della città e per la prima volta dopo 20 anni appunto di spopolamento della città un servizio che torna la parte alta della città. Il nuovo servizio punto prelievi è distinto in 2 aree specifiche, sempre per dare maggior rispetto ai cittadini. C'è l'utenza in generale che avrà 2 sale di attesa, 3 punti CUP di accesso dedicati e 2 sale prelievo. E c'è una parte dedicata a quelle persone, ai bambini, alle mamme in dolce attesa, alle persone anziane, anche loro avranno una loro area sala d'attesa, 2 sportelli CUP dedicati.
dedicati e una stanza prelievi, quindi due aree ben distinte che sono sicuramente più riservate per quei cittadini che hanno più necessità. C'è un altro progetto in corso che riporterà e porterà Chieti sicuramente nell'area metropolitana, una delle prime città che si dota di questo servizio, e c'è il poliambulatorio assistenziale che si sta realizzando e che vedrà la luce entro la fine dell'anno in pieno funzionamento, e in questo servizio darà al cittadino la possibilità dalle 8 di mattina alle 20 del pomeriggio e della sera di avere a disposizione un medico per le proprie necessità. Cambiamo argomento, basta con le sovrapposizioni per mancato coordinamento, nasce con questo intento e con quello di presentare un prodotto turistico all'altezza della situazione, il calendario degli eventi estivi per il 2017 del Comune di Pescara, un calendario unico tra tutti i vari enti che si muovono sul territorio. Vediamo insieme il servizio. Nasce sotto il logo di Expe, Experience Pescara, il calendario unico degli eventi estivi pescaresi. Il cartellone unico segna l'avvio di una collaborazione tra i vari enti che nella bella stagione organizzano gli eventi culturali e fieristici nel capoluogo adriatico. Il nuovo logo dunque racchiude il lavoro di Camera di Commercio, Ente Manifestazioni Pescaresi, Estatica, Marina di Pescara e Fondazione Pescara Abruzzo, orchestrati dalla regia del Comune di Pescara. Tante le iniziative, tante le manifestazioni con un obiettivo chiaro che è quello dell'organicità, quello di evitare sovrapposizioni, evitare di fare in modo che la nostra ampia offerta turistico-ricettiva possa avere qualche appannamento, e credo che oggi siamo nelle condizioni di presentare un calendario di eventi all'altezza delle nostre aspettative e ambizioni per un'estate 2017 che parte nel migliore dei modi. Oggi facciamo finalmente una cosa, come la chiamo io, intelligente. Al di là delle risorse, dove ognuno metterà il suo e soprattutto parteciperà in modo fattivo per presentare la nostra città, il nostro territorio in modo organizzato, risottolineo organizzato, noi crediamo che questo sia il modo di fare per attivare finalmente un prodotto turistico della nostra città degno di questo nome. La verità è esattamente questa, perché è impensabile che più teste magari nello stesso giorno organizzino più eventi. Restiamo sempre a Pescara, più di 200 bambini si sono uniti per scrivere una raccolta di favole da destinare ai piccoli pazienti dell'AGB ricoverati presso l'ospedale di Pescara, un progetto nato dalla collaborazione tra l'associazione che da 20 anni si occupa di dare sostegno ai nuclei familiari impegnati nelle terapie onco-ematologiche pediatriche e gli istituti De Petra di Casoli e Pascoli di Silvi Marina. Il servizio. Questo è un progetto che coinvolge l'AGB e per farlo utilizza anche i bambini dei coetanei all'interno delle scuole. Una fiaba per i bambini in ospedale, la fantasia dei bambini. In questa occasione viene presentato il risultato. Qual è? Il risultato è un fantastico libro. Nasce con l'idea di relazionare i bimbi della scuola con i loro coetanei che stanno in reparto, che stanno lottando e in parte soffrendo, ma grazie a loro, grazie alle loro storie, al loro modo di fare, di essere, siamo certi, anzi la prova è proprio il libro che abbiamo realizzato oggi e che presentiamo, quello di poter dare una maggior forza a chi sta in reparto affinché possa affrontare o quantomeno lenire il dolore della giornata, quindi avere una chiave per evadere, per entrare in un mondo di fantasia realizzato da persone, da bimbi che hanno le loro stesse caratteristiche. Quindi questa è la grande connotazione del libro di oggi. Qual è stato il coinvolgimento dei ragazzi di fronte a un tema così delicato? I ragazzi sono stati entusiasti di poter dare un sorriso, un sostegno con i loro disegni, con i loro racconti, con le loro fiabe, le favole, e addirittura loro hanno anche fatto dei libricini in più proprio da donare alla casa dove questi bambini vengono accolti. E oggi stesso, che c'è la premiazione, sono contentissimi di poter essere presenti e di dare insomma il loro entusiasmo, la loro voglia di andare avanti, perché la vita tutti insieme può procedere con più serenità. È stata un'esperienza molto formativa, perché noi abbiamo fatto anche prima una visita all'AGB, quindi
Si sono resi conto con diverse riflessioni che non bisogna dare nulla per scontato, quindi che ci sono dei ragazzi della loro stessa età che purtroppo si trovano a vivere un percorso diverso rispetto a loro. Quindi sono stati veramente molto attenti, il fine ultimo della solidarietà, dell'aiuto, è stato per loro, penso, molto formativo. Ed ora voltiamo pagina. Lutto nel mondo dello sport e dell'economia abruzzese. All'età di 79 anni questa mattina è morto all'ospedale civile di Pescara, dove era ricoverato per problemi cardiaci, Gabriele Pomiglio, pilastro della pallanuoto abruzzese ed imprenditore di successo nel campo del marketing e della comunicazione. Una famiglia, quella dei Pomiglio, votata soprattutto allo sport, basket e pallanuoto, le discipline che hanno visto primeggiare alcuni componenti della famiglia. Gabriele è stato di fatto il primo a credere nella possibilità di fare pallanuoto ad alti livelli a Pescara, portando il Sette Bello abruzzese guidato da Manuel Estiarte tra i top team europei. All'obitorio dell'ospedale Santo Spirito di Pescara sarà allestita la camera ardente. Andiamo a Chieti, grande partecipazione questa mattina al Teatro Marrucino per la 15ª edizione del premio intitolato a Giuseppe Prisco, premio alla lealtà e alla correttezza sportiva. Assenti il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi e il bomber del Torino Belotti. Presenti invece ed hanno anche monopolizzato l'attenzione degli sportivi il tecnico della Lazio Simone Inzaghi e l'ex allenatore del Milan, oggi opinionista Arrigo Sacchi, che hanno parlato nelle interviste che andremo ad ascoltare, realizzate dai colleghi di Vestina News, anche dei tecnici che si sono alternati sulla panchina del Pescara. È un piacere ricevere un premio così prestigioso assieme ad altri personaggi che hanno fatto cose molto importanti quest'anno, come può essere il capitano del Torino Belotti e il presidente dell'Atalanta Percassi. È un premio che mi riempie d'orgoglio, che mi fa piacere ricevere e che bisogna condividere con tutto il mio staff che lavora con me tutti i giorni, con i miei giocatori che sono stati straordinari, con i tifosi che quest'anno sono tornati, come hanno sempre fatto, a essere il 12° uomo in campo, e con la società che mi ha dato l'opportunità di mettere in mostra il mio lavoro. Massimo lo conosco molto bene, è un allenatore molto preparato, ha fatto grandissime cose l'anno scorso a portare il Pescara in Serie A. Quest'anno ci sono stati problemi, abbiamo visto che anche il cambio di allenatore non è che ha cambiato tantissime le cose, ci sono stati dei problemi, ma Massimo è un bravissimo allenatore, senz'altro dal prossimo anno tornerà dentro la grande. Zeman è un grande maestro, le sue squadre hanno uno stile in un paese che poche cose hanno uno stile. Quindi uno va alla partita, non sa chi è l'allenatore, vede la squadra e dice ah, la squadra di Stene. Ha dato molto al calcio, non sempre è stato compreso, non sempre ha avuto fortuna, a volte avrà commesso anche degli errori, tutti quanti li commettiamo, però ha dato veramente tanto. Lui ha cercato di vincere attraverso il merito e la superiorità in un paese che non sempre conosce il merito e la bellezza. Ed ora passiamo al calcio giocato, aprendo la pagina sportiva. Si è da poco conclusa la partita fra Pescara e Palermo, l'Adriatico Cornacchia, posticipo della penultima di Serie A. Vediamo le impressioni a caldo degli allenatori nel servizio. Vabbè, sulla partita, a parte che penso che abbiamo fatto un po' meglio rispetto all'avversario, abbiamo fatto risultato finalmente, anche se solo secondo del campionato, con due squadre che non avevano grosse cose da dire al campionato. Peccato, poi penso che una partita con poco ritmo, ogni tanto qualche accelerazione c'è riuscita, anche il secondo gol. Per me è una palla che bisogna giocare sempre, però l'abbiamo uscita solo ora. Sui tifosi, penso che i tifosi da tempo che contestano
un po' giustamente, perché una squadra non ha dato mai delle soddisfazioni, però quando si esagera e ogni tanto vanno fuori linea. Non siamo stati quelli delle ultime partite, sicuramente eravamo avevamo poco ritmo, abbiamo tenuto la palla troppo poco, la perdavamo sempre, abbiamo sbagliato troppi passaggi, troppi appoggi, non siamo riusciti a ripartire se non un paio di volte, e questo ovviamente ci ha creato un po' di tensione, nel senso che eravamo costretti a correre sempre dietro al Pescara, ai giocatori che si muovevano bene e tanto, e non eravamo reattivi nell'andare a togliere gli spazi per evitare le giocate del Pescara, che comunque sapevamo che offriva un calcio pericoloso da quel punto di vista. Ma intanto per rassicurare tutti quelli che mi vogliono vedere andare via, vi comunico che le trattative stanno andando avanti, e come ho sempre detto, per correttezza, non perché lo debba, ma per correttezza, nel momento in cui avrò queste proposte scritte le sottoporrò prima a Danilo, che è il socio della società, e poi se lui non sarà interessato andrò avanti per la mia strada. Siccome poi sono una persona responsabile, la squadra si iscriverà al campionato senza nessun problema, e se non ci sarà nessuno ancora fino a quella data, allestiremo una squadra competitiva per fare il campionato di Serie B del prossimo anno, come sempre è successo. Lei ha parlato qualche istante fa dicendo probabilmente De Cecco non entrerà nel Pescara, e Oliveri ha più volte parlato con l'ex vicepresidente del Pescara che non sarebbe intenzionato ad entrare, però stanno andando avanti delle trattative. Con chi, lo possiamo sapere? Beh, quelli sono fatti miei, se permettete. Ma ci sono imprenditori non abruzzesi? Assolutamente sì, perché in Abruzzo purtroppo di gente disponibile a comprare il Pescara ce n'è poca, e dopo queste manifestazioni ce ne sarà sempre di meno, perché purtroppo nessuno ha voglia di fronte a un'annata sciagurata di sentirsi criticato in questo modo, e soprattutto posso capire se avessimo fatto così male, siccome in questi 5 anni ritengo di non aver fatto così male, ma anzi al contrario di aver fatto anche molto bene. È chiaro che poi andare a parlare con un imprenditore locale e dirgli che deve entrare nel Pescara, probabilmente ti fanno 2 pernacchie, una prima e una dopo. Andiamo in Lega Pro per vedere il playout del Teramo a Lumezzane. I biancorossi sciupano, ma poi riescono a rimontare lo svantaggio in una gara dai tanti risvolti. I biancorossi impattano 1-1, ed ora, per evitare la retrocessione alla squadra di Ugo Lotti, basterà evitare la sconfitta al Bonolis nella gara di ritorno. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Finisce in parità 1-1 il primo atto dei playout, la gara di andata tra Lumezzane e Teramo, un risultato che certamente non ipoteca la salvezza per il Teramo, ma è un risultato che può indirizzare la gara di ritorno. Si gioca praticamente a Teramo, perché ci sono 200 tifosi calorosissimi che vincono nettamente il duello sugli spalti con la silente tifoseria del Lumezzane. Teramo che dopo 30 secondi ha subito la palla gol del vantaggio con Di Paolo Antonio, che però spara addosso al portiere Passo. L'estremo difensore di casa sarà il protagonista assoluto del primo tempo, perché il Teramo non incanta sotto il profilo del gioco, ma ha diverse palle gol. La seconda è quella di Marco Sansovini, che vince il duello con Sorbo, va alla conclusione da posizione defilata, ma Pasotti risponde a risposta del Lumezzane con la serpentina dell'ecuadoregno Varas, che impegna severamente Narciso. Sarà l'unico intervento del portiere teramano nel corso del primo tempo. Poi ancora il Teramo con Baccolo sugli scudi, ma in versione negativa, perché sono 2 le palle gol mancate dal centrocampista ex Catanzaro. Nel primo caso calcia un rigore in movimento, Pasotti dice no, e Pasotti lo ipnotizza poco dopo, quando riceve palla sul filo del fuorigioco, ma Baccolo gli tira praticamente addosso, e dopo aver tanto sciupato il Teramo subisce il gol dello svantaggio. Lo sigla l'uomo più pericoloso del Lumezzane, Antonio Bacio Terracino, che elude la trappola
palla del fuorigioco del Teramo e batte Narciso in uscita. Una vera e propria mazzata prima di andare negli spogliatoi, prima dell'intervallo, per la squadra di Ugo Lotti, che nel secondo tempo stenta nei primi minuti, tanto che al sesto è Speziali a impegnare nuovamente Narciso di testa su cross di Oggiano. Al settimo fuori Baccolo e dentro Fratangelo, Teramo più offensivo e che nel momento di massima difficoltà tira fuori l'azione del pareggio. Scambio Sansovini di Paolo Antonio sulla sinistra, di Paolo Antonio fila via, vede il taglio di Spighi e lo serve. Spighi tocca in maniera sporca ma efficace e la palla supera questa volta Pasotti per l'1-1, che sarà anche il risultato definitivo. Da quel momento, girandola dei cambi, dentro Barbuti per Sansovini, anche nel Lumezzane ci sono un paio di sostituzioni, ma il Lumezzane spinge senza costrutto, il Teramo si difende in sostanza con ordine senza soffrire più di tanto, anzi nel finale Fratangelo manca una rifinitura per Barbuti e nel corso dei 4 minuti di recupero su azione d'angolo Caidi spaventa l'estremo difensore di casa. Finisce dunque 1-1, sospiro di sollievo per l'entourage teramano, ma per la salvezza serviranno altri 90 minuti di sofferenza. No, beh, c'è il dispiacere perché abbiamo fatto un po' fatica al primo tempo, ma io lo sapevo, noi fisicamente, cioè, bisogna guardare le strutture delle squadre, noi siamo un diesel, loro sono molto più rapidi e sapevo perfettamente e mi aspettavo questo tipo di partita. È normale che abbiamo avuto dopo 20 secondi la palla gol, lì può cambiare la partita, ma se il primo tempo, nonostante abbiamo un pochettino sofferto le loro ripartenze, la loro velocità, però abbiamo avuto quattro palle gol in una partita così di andata e ritorno, alla fine le puoi pagare. Abbiamo preso il gol allo scadere un po' ingenuamente, poi abbiamo avuto il secondo tempo, onestamente penso che c'è stata una squadra in campo, abbiamo avuto 2-3 ripartenze, abbiamo fatto gol, cioè sono contento soprattutto del secondo tempo. È normale che sono partite che si giocano sull'equilibrio, non è che di punto in bianco noi possiamo cancellare i nostri difetti, però oggi abbiamo creato una squadra che viene fuori casa, che si gioca la salvezza, che viene in un campo difficile, perché poi tutti i campi sono difficili di questa categoria, e viene e crea 6-7 occasioni da gol. Beh, a questo punto se deve essere pareggio ce lo teniamo stretto. Mister, rifarebbe la scelta di Baccolo, come mai, come è maturata questa scelta un po' a sorpresa? Ma no, non è una scelta sorpresa, noi volevamo giocare un pochettino più coperti per cercare di giocare un pochettino sugli spazi che ci potevano lasciare, sapendo che potevamo soffrire un attimino all'inizio della partita. Come ho detto, noi abbiamo come struttura fisica, e se io vado ad analizzare i miei giocatori sono tutti non brillanti nei primi metri, di conseguenza sapevo che con questo caldo e via dicendo potevamo soffrire. Il problema è stato che abbiamo preso gol quando era finito il primo tempo, perché altrimenti mi aspettavo un secondo tempo diverso. No, lo rifarei, perché poi dopo chi è entrato ha cambiato la partita, però ha cambiato la partita perché ne avevamo un pochettino di più di loro. Andiamo avanti adesso il basket. La Globo Info Service Campli vince anche gara 4 e vola in finale, dove sfiderà la poderosa Montegranaro, che ha eliminato l'Amatori Pescara. Sconfitta ieri Barcellona Pozzo di Gotto per 71-58, nonostante l'assenza di Gatti. Andrea Costantini. La Globo Infoservice Campli compie l'impresa, chiude la serie con Barcellona Pozzo di Gotto in 4 partite e guadagna la finale con la poderosa Montegranaro, che ha eliminato l'Amatori Pescara. Tripudio al Pala Borgognoni per il 71-58 finale, con cui i farnesi vanificano le velleità del quintetto siciliano. Un'impresa di grandi proporzioni se si considera l'assenza dell'uomo di riferimento, Simone Gatti. Senza l'ala, Campli ha vinto il supplementare di gara 3 e ha comandato gara 4, a testimonianza del fatto che al di là dei singoli questa è una squadra vera che ha saputo cementarsi tra le mille difficoltà avute in stagione e legate a sisma e maltempo che hanno messo in ginocchio, fra le altre, anche la comunità camplese. Una squadra forgiata da questi ostacoli e che sta andando al di là di ogni più rosea aspettativa, che parlava di tranquilla salvezza. La quarta gara è stata controllata in lungo e in largo da Campli. Senza Gatti sono stati Petrucci e Petrazzuoli a fare i numeri offensivi migliori, ma è difficile dare una palma da migliore in campo per una squadra nella quale tutti hanno dato un contributo fondamentale. La Globo ha subito aperto il match con un parziale di 14-2 che ha messo in salita la strada di Barcellona, costretta a rintuzzare i break farnesi, 18-13 alla fine del primo quarto, 30-24 all'intervallo lungo, al quale le due compagini arrivano dopo un periodo di anemia offensiva.
Nel terzo quarto altro strappo farnese con il massimo vantaggio sul più 15, 42-27, che precede l'ultima reazione ospite. Sul 61-55 Duranti e Petrucci chiudono i conti e sono 21 i punti per Petrucci con 3 su 6 da 3, 16 di Petrazzuoli, quasi doppia doppia per un Ponzini da 12 punti e 8 rimbalzi. A Barcellona non passano i 22 punti di Grilli, miglior marcatore della serata. Da domenica scatta la finale, gara 1 in terra marchigiana. È tutto anche per la terza edizione del TG6, grazie per essere stati con noi. La nostra informazione torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa di Mattino 6 e poi con le tre edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. Buonanotte.